ringraziare intanto tutti per la vostra presenza, perché per noi è una grossa festa. E adesso passo la parola al nostro parroco, il nostro amato parroco, dopo 5 anni lo rivedo sopra quest'altare, Don Dario Dell'Orso, che farà la benedizione a tutti. A fare una cosa molto seria, dobbiamo metterci in contatto con il paradiso. Il Signore ci aiuta sempre, ci aiuta anche oggi a dare una benedizione particolare a questi animali, perché siano un sostegno dell'uomo nella vita difficile che conduce. Insieme, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La provvidenza che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi ci avvale di questi preziosi e fedeli amici dell'uomo e della loro immagine per significare i doni della salvezza eterna. Invochiamo dunque la benedizione di Dio per intercessione di Sant'Antonio Abate. Il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati in qualunque momento, in qualunque l'uomo avesse chiamato a nome di essere viventi, quello che doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose non a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e della terra. Quindi preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che degli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per intercessione di Sant'Antonio Abate, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi a sollievo delle nostre necessità, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Per Cristo nostro Signore, e fonte di ogni benedizione. Dio che ha creato gli animali della terra come aiuto e sostegno della nostra vita terrena, ci protegga, ci conosca sempre. Per Cristo nostro Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Nel nome del Padre.